L'intelligenza artificiale costruirà palazzi? Ovviamente no. Ovviamente questa cosa per adesso è da escludere, ma poiché come imprenditore edile il tuo lavoro non è solo costruire palazzi, ma anche e soprattutto tutto quello che c'è dietro la costruzione di quel palazzo, io credo che l'intelligenza artificiale possa darti una grande, grande mano. Io credo che l'intelligenza artificiale possa aiutarti in cinque aree almeno. Prima area, tutto quello che ha a che fare con i dati della tua azienda, quindi con i numeri, con il controllo di gestione, perché li va a sintetizzare, li va a semplificare e ti aiuta e ti agevola in tutto il processo. Se tu hai quindi dei dati inerenti il tuo controllo di gestione, se tu hai dei dati inerenti il tuo bilancio, quindi la situazione economica della tua azienda, ti garantisco che l'intelligenza artificiale può aiutarti in tutto questo. Ma attenzione, non ti sto dicendo che l'intelligenza artificiale ti dà degli input, degli spunti rispetto a delle competenze che tu non hai. Ok? Quindi tutto quello che magari nella tua azienda fa o dovrebbe o magari non fai perché non hai una persona dedicata, potrebbe ovviamente fartelo. Non sottovalutare questo aspetto. L'intelligenza artificiale inoltre ti può aiutare nel marketing. Non mi riferisco ad andare su ChatGPT e mettere banalmente un scrivimi un post, ma nel costruire, nel dare in pasto all'intelligenza artificiale tutti quelli che sono i tuoi dati aziendali per fargli capire qual è il tuo tono di voce, magari aiutarti anche con delle registrazioni, quindi con degli audio per supportarti nel marketing. Marketing che cos'è? È la creazione di contenuti. Anche qua, quanti imprenditori hanno il problema dei video? Te lo dico perché noi lavorando in questo settore sappiamo quanto sia difficile per molti imprenditori creare dei video. Ora, la creazione di video può partire dall'intelligenza artificiale prendendo dei video di stock, o comunque dei video che ho registrato io senza parlato, mi crea qualcosa. Quindi l'intelligenza artificiale può aiutarci in tutto questo e non ultimo poi nella creazione di contenuto scritto. Ma mi raccomando, non fare quello che fanno tutti quanti gli altri perché quei post fatti dall'intelligenza artificiale ti garantisco che si vedono da chilometri di distanza. Quindi sfrutta l'intelligenza artificiale, ma per amplificare il tuo messaggio, i tuoi elementi differenzianti, non per scrivere quello che potrebbe scrivere chiunque. L'intelligenza artificiale inoltre può aiutarti nel migliorare le tue vendite. Perché l'intelligenza artificiale può aiutarti nel creare script di vendita, ma ti può aiutare anche nell'analizzare le trattative di vendita tue o dei tuoi commerciali. E questa cosa è fantastica. Non più tardi di qualche giorno fa, con un cliente abbiamo analizzato circa 15 trattative di un suo venditore per capire cosa sbagliava e che cosa migliorare. Qual è la cosa figa? Che se non avessimo avuto l'intelligenza artificiale, siamo riusciti a fare tutto questo in 10 minuti, un quarto d'ora, avremmo dovuto impiegare diverse ore del nostro tempo a fare questo lavoro. Altra cosa dove tu puoi andare ad utilizzare l'intelligenza artificiale è nell'organizzazione della tua azienda. Perché ovviamente tu sai benissimo che un'azienda, affinché possa funzionare correttamente, è importante che ci siano delle procedure. Qual è però il problema delle procedure? Che oltre ad essere estremamente noiose, l'imprenditore non ha il tempo per scriverle e tutte quelle volte in cui prova a farle scrivere a qualcuno nella propria azienda non ottiene mai i risultati sperati. Ragion per cui oggi, grazie all'intelligenza artificiale, puoi costruire le tue procedure aziendali e ovviamente velocizzare i tempi di inserimento delle persone, velocizzare i processi e via via dicendo. Ultima cosa che ti dico solo in questo video: immagina che tu faccia fare a tutti i tuoi collaboratori un rapportino, una giornaliera rispetto a quello che hanno fatto durante la giornata. Qual è il problema? È che se hai 20 collaboratori, come nel nostro caso, diventa difficile capire che cosa hanno fatto queste persone. Se tu invece hai l'intelligenza artificiale, puoi dare in pasto ciò che loro ti hanno dato e dire: ok, cosa miglioreresti rispetto a quello che fa questo collaboratore con questo ruolo nella sua giornata? Ecco, l'intelligenza artificiale la devi immaginare come se fosse un tuo collaboratore, che non è permaloso, cosa da non sottovalutare, e che ascolta bene i compiti. Quindi, se operi in edilizia, non puoi assolutamente sottovalutare l'importanza dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché è ciò che potrebbe consentirti di fare un grosso balzo in avanti senza dover investire necessariamente soldi in risorse, quindi in persone, nella tua azienda. Perché? Perché tanti compiti che prima avrebbe dovuto fare una persona e che per ovvi motivi tu non prendevi perché naturalmente non riuscivi a sostenere il costo di quell'ulteriore persona, oggi li può fare l'intelligenza artificiale. Poi mi piacerebbe capire come la usi e se c'è un uso particolare che vorresti approfondire, commenta pure qui sotto e cercherò di risponderti. Se ancora non sei iscritto, mi raccomando, iscriviti al nostro canale YouTube. Al prossimo video.